Questa serata arriva anche il comune, così ci siamo tutti. Grazie alla disponibilità e alla cortesia che ci ha dimostrato Sua Eccellenza il Prefetto, vi chiedo scusa se abbiamo dovuto cambiare la serata, ma proprio perché Sua Eccellenza ci teneva ad essere presente qui con noi, e questo dimostra la sua grande sensibilità nei confronti del problema che andremo ad affrontare, mi sento di dirgli da parte mia, ma anche da parte vostra, grazie Eccellenza, e grazie a lei e a tutti i suoi collaboratori e alle forze dell'ordine che sono presenti qui alla, diciamo così, di là dal tavolo, come si dice a Parma. Bene, fatto questa premessa, l'argomento lo conoscete tutti perché l'abbiamo più volte ribadito sui nostri comunicati e comunicato anche agli enti di propaganda che vedo qui presenti e che anche loro, seppur in modo minore, grazie a Dio, a quanto è accaduto noi nella scorsa stagione, non sono immuni da problematiche che riguardano la violenza. Io direi di passare subito agli argomenti che le autorità intendono trattare, e in specifico questo argomento della violenza, come ho già ripetuto più volte, e passo la parola al signor Prefetto perché l'introduzione delle indicazioni che egli intende impartirci e quindi portarcene a conoscenza, ma poi dobbiamo applicarle, non solo portarcene a conoscenza, ma sta a noi poi metterle in atto ed applicarle, sono fondamentali per un buon proseguimento della stagione che, come vi dicevo, grazie a Dio quest'anno abbiamo cominciato con il piede giusto. Grazie per l'attenzione che dimostrate e che sono certo continuerete a dimostrare anche nei confronti dei miei delle persone sedute al tavolo qui con me. Bene, io ringrazio lei, ringrazio tutte anche le altre associazioni di promozione sportiva per averci dato questa possibilità, questa opportunità. Premetto che noi siamo qui riconoscendo l'importanza del lavoro che fate, della passione che mettete nell'indirizzare, nel promuovere, nello sviluppare tra i ragazzi, tra i giovani, lo sport e i valori che lo sport deve portare. Quindi abbiamo fortemente caldeggiato questo incontro, di avere questa possibilità proprio per rafforzare lo sforzo che le associazioni stanno compiendo. È un percorso questo che ormai dura da anni, che va avanti da anni, ma credo che sia che per la situazione in cui ci troviamo, non dico solo nello sport, ma lo sport poi è espressione della società, non è che sia estranea a quello che accade su altri ambiti, sia quanto mai importante e utile conoscersi meglio, conoscere meglio quali sono gli obiettivi, quali sono gli scopi che ci proponiamo e trovare quelle forme di collaborazione che, senza rinunciare ai ruoli di ciascuno, cioè chi è dirigente sportivo è dirigente sportivo, chi fa il poliziotto fa il poliziotto, però c'è uno spazio di collaborazione, quello che noi chiediamo ai cittadini continuamente, la cosiddetta sicurezza partecipata, la sicurezza in cui non si chiede a loro, alle persone, di fare quello che dobbiamo fare noi, però si riconosce che senza una condivisione di quelle che sono le strategie e le azioni non andiamo molto oltre. Quindi volevo fare questa premessa proprio perché per liberare il campo da eventuali cose. La riunione di oggi nasce in realtà da quando nella tarda primavera, prima della fine dei campionati, c'erano stati una serie di episodi nel corso del campionato che avevano poi determinato, su questo poi interverrà il questore per non prendere la parola, ci aveva richiesto, sollecitato di fare un incontro, di incontrare le associazioni, l'associazione degli arbitri, ma anche quelle delle società che partecipano, per fare un attimo un punto, cioè dove stiamo, che cosa possiamo fare. E in quella sede siamo stati informati di quello che le federazioni stanno facendo, ma anche della necessità che lo sforzo e le indicazioni che vengono fornite siano effettivamente praticate, perché altrimenti non,
non serve a niente fare i circolari, fare le dichiarazioni, se poi non si comprende perché bisogna fare queste cose. E quindi abbiamo fatto questo incontro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con la partecipazione delle federazioni. In quella sede punto uno era indirizzare, quindi far conoscere alle società sportive quali sono le indicazioni che uscivano anche da quel tavolo, in particolare l'importanza di comunicare al posto di polizia dove si svolgono le manifestazioni il fatto che c'è una competizione, c'è una gara, e soprattutto segnalare quando, per precedenti specifici, per particolari condizioni che si sono verificate, ci può essere qualche attenzione in più. In quella sede abbiamo detto che noi non riusciamo a essere presenti fortunatamente in tutti gli impianti, in tutti i luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, perché grazie a Dio è una terra questa dove ci sono molte squadre, anche di buon livello, dove si partecipa a campionati importanti. Però c'è sempre, il territorio è sempre sottoposto a controllo. Allora la cosa importante è innanzitutto sapere prima se ci può essere una qualche ragione di attenzione in più da mettere, e l'altra è quella di avere tempestivamente notizia che si sta verificando sugli spalti qualche situazione particolare che richiede quindi viceversa una presenza. Sappiamo, perché c'è stata detta, che quando si sono create queste condizioni ed effettivamente è riuscita ad arrivare la radiomobile dei carabinieri, perché per lo più questo avviene in provincia, ma anche in città, già questo aiuta un attimo a raffreddare gli animi. Il questore sicuramente poi potrà entrare meglio di me nel merito dell'importanza di questo contatto. E quindi abbiamo detto: è importante che ci sia, ma ci diceva già c'è questa prescrizione, questa indicazione in alcune federazioni, che tra le altre cose individuare in occasione degli incontri un referente che possa essere il punto di contatto con le forze dell'ordine, quindi comunicare eventualmente questa situazione, quindi saperlo anche prima, quindi insieme alla comunicazione che si dà che c'è la partita, dire anche: guarda che c'è Giuseppe Forlani che è il referente per questo tema. In quell'occasione era stato detto, per esempio, la separazione tra gli spalti, laddove esiste naturalmente la possibilità di mantenere la separazione tra il campo di gioco e gli spalti, in modo da evitare che con la porta aperta, cioè anche solo col cancello aperto, ci possa essere un'intrusione sui campi di calcio. Quindi questa persona, che è questo responsabile di volta in volta individuato, dovrebbe avere appunto questa funzione, cioè quella di assicurarsi che queste misure minime siano in qualche modo garantite. Quindi questo perché? Perché per noi è estremamente importante, anche per dare poi forza alle misure e ai provvedimenti che sono stati introdotti nel corso degli anni, proprio per contrastare questi episodi e questi fenomeni, occorre una raccolta di testimonianza, occorre avere degli elementi che possano essere utilizzati sia in quel momento ma anche e soprattutto dopo. Ecco perché con gli arbitri, per esempio, ci siamo raccomandati sull'importanza del referto che fanno gli arbitri, perché sicuramente è un elemento testimoniale importante. E in questo ambito pure abbiamo anche spiegato come una cosa è la giustizia sportiva e una cosa è la giustizia a tutto tondo. Così come ci sta la giustizia, ci sono i provvedimenti amministrativi che possono essere adottati in presenza di... Su questo poi, ripeto, saranno loro a poter illustrare meglio la questione. Io volevo solo introdurre questo argomento e l'importanza di incontrare voi. L'altro passaggio che si era detto: promuoviamo questo tipo di incontro non soltanto con le società, perché anche le società devono a loro volta confrontarsi continuamente con i genitori che vengono da loro a protestare perché non fanno giocare il figlio, perché sono tutti quanti dei grandi campioni e non possono stare in panchina. No? Quindi sappiamo che siete anche voi destinatari di queste azioni, di questi comportamenti, e quindi noi vogliamo fare corpo squadra, vogliamo fare effettivamente squadra. Allora ho scritto a tutti i sindaci della provincia
chiedendo loro di organizzare nel loro comune degli incontri con le società che sono, hanno sede nel comune, ma anche con gli atleti, con le famiglie degli atleti, cioè estendere quanto più è possibile questo, perché ci rendiamo conto che è diffuso. Cioè, se oggi in Parlamento è stata votata una commissione parlamentare sull'odio, contro il, per contrastare l'hate, cioè questo modo di esprimere, no, la, cioè, è una cosa che evidentemente percorre, no, permea il nostro, le nostre comunità. E l'unico modo che c'è, d'accordo, i mass media, ringrazio anche, qui ci sarà un rappresentante della, della Gazzetta, ma, quindi, su questo tema sottolineano continuamente gli episodi e anche le sanzioni che ci sono, però ci rendiamo conto che è veramente il caso di avere questi incontri anche proprio diretti, sia per sentire, per ascoltare, quindi ricevere da parte vostra quali possono essere appunto le difficoltà, le situazioni in cui vi trovate, ma anche per offrire direttamente questa, cioè occorre veramente, come posso dire, scardinare questo meccanismo che si sta determinando anche tra i nostri giovani. E più volte abbiamo pensato a voi, alle società sportive, come un'occasione dove poter, diciamo, incontrare anche le persone, perché fate un lavoro importante, perché attraverso lo sport, l'abbiamo detto tante volte, è uno di quei luoghi come la scuola in cui ci sono delle regole che determinano in questo caso il gioco. E è difficile, non laddove le regole vengono viste soltanto come un impiccio, una limitazione alla propria, all'espressione personale, e alla fine stare dentro le regole, no? Ma questo è fondamentale. E quindi adesso stiamo cercando con i comuni, a partire da quelli dove hanno sede le società colpite, dove sono degli sportivi che sono stati colpiti o tifosi che sono stati colpiti da provvedimenti di divieto di presenziare le manifestazioni sportive, partendo proprio da lì dove i casi si sono verificati, per poter approfondire questo tema. Speriamo di riuscire a fare entro la fine del campionato, per quanto possibile. Ecco, se voi ci potete aiutare, chiedete anche voi stessi ai sindaci, date la vostra disponibilità ai sindaci perché queste occasioni ci possano essere, ecco, io credo che sia veramente importante. Dico questo anche su un problema anche laterale, dove in precedenza col questore, con gli altri colleghi delle forze di polizia anche avevamo parlato. Secondo me non è fuori tema, perché anche proprio in questo luogo, in occasione di una premiazione, è emerso da parte di un campione che veniva premiato questo tema. Anch'io ho fatto riferimento prima ai valori dello sport, quindi al fatto che lo sport è portatore di questi valori. Questo noi ci crediamo veramente, ma dobbiamo, non è scontato, è un qualcosa che va preteso. E mi riferisco in particolare al caso dell'abuso di sostanze. Da una parte sicuramente le sostanze dopanti, ma oggi c'è una constatazione che noi facciamo, è che c'è una diffusione nell'uso delle sostanze che, perché, cioè, chi fa sport non dovrebbe farlo. Ma oggi sappiamo che ci sono delle sostanze performanti che consentono di poter dare al massimo il rendimento atteso dalla persona, a ballare, a concentrarsi nello studio, a fare altre cose. Ecco. Quindi intervenire su come gestire il conflitto, quindi la violenza, su come in qualche modo contenere queste manifestazioni individuali, secondo me non è estraneo anche fare un ragionamento sui corretti stili di vita, di cui lo sport è la massima espressione sugli stili di vita. Ecco, io credo che anche questo sia un ambito che non possiamo dare per scontato, sia, ripeto, per l'abuso delle classiche sostanze che vengono utilizzate in modo criminoso, secondo me, nello sport, ma anche per quelle che sono già presenti, cioè uno che può fare uso di queste sostanze non durante la manifestazione sportiva, ma in qualche modo se le incontra, è giusto che ci possa, viceversa, raggiungerli per poter incidere anche sotto questo profilo. Quindi io voglio veramente ringraziare, dare atto, siamo consapevoli veramente del lavoro che fate, dello sforzo, di come non è semplice per chi appunto soprattutto lo fa altre professioni e si dedica a questo, perché ama lo sport, perché e fa un lavoro veramente importante per i nostri
per i nostri ragazzi. Noi vogliamo stare con voi, vogliamo stare al vostro fianco, ma deve essere chiaro quali sono, come nello sport, quali sono le regole che disciplinano la competizione, quali sono le regole che disciplinano poi anche lo stare insieme, stare in società. Quindi non voglio rubare altro tempo ai miei colleghi, darei subito la parola al questore, poi veramente se intervenite, alzate la mano, parliamo, perché è importante che riusciamo a scambiarci le esperienze, le opinioni, anche su che cosa si può fare per migliorare questo aspetto che ci interessa veramente tutti, perché far passare adesso l'altro giorno anche il rugby, no? Che di solito viene indicato come lo sport dove c'è l'energia, però c'è sempre stato il rispetto, poi viceversa devi leggere in cronaca che l'allenatore ha picchiato un giocatore. Quindi ci sono delle, è la nostra, è la società, è il tempo in cui viviamo. Non dobbiamo nasconderci, non dobbiamo fasciarci la testa, dobbiamo però comprenderli e trovare il modo migliore per poter intervenire. Beh, innanzitutto buonasera a tutti e direi grazie per l'opportunità che ci viene data questa sera, grazie al prefetto che si è tanto dedicato e tanta attenzione ha dedicato a questo tema che io ritengo estremamente, estremamente importante. E grazie a voi per essere presenti e la vostra presenza qua mi fa partire da una considerazione. Io immagino che questa serata serva soprattutto a chiedere a voi un aiuto, a chiedere a voi un contributo, affinché voi altri siate poi a vostra volta ambasciatori di quelle che saranno le riflessioni comuni che faremo nel corso della serata e che immagino avranno un'unica direzione comune, appunto quella di difendere lo sport, di difendere il gioco del calcio e di tutelarlo da quella che è una patologia, una malattia che è appunto la violenza. Io ho attraversato qualche stagione e quindi cerco di dare una collocazione storica a dove siamo in questo momento e dove vogliamo arrivare, anche perché questo dà spiegazione e anche contenuto a questo incontro. Dicevo, ho qualche stagione sulle spalle e ricordo i tempi in cui andavamo negli stadi e alla fine della partita facevamo il conteggio dei feriti. Io dirigevo il reparto mobile di Bologna quando il 2 febbraio del 2007 accadde la morte dell'ispettore Raciti durante il derby che tutti ricorderete, Catania-Palermo. E fu un momento drammatico, ma che in realtà fu la conclusione di qualcosa che sembrava dover accadere inevitabilmente, perché davvero i campi di calcio erano diventate dei campi di battaglia a tutti gli effetti. Io ricordo ancora quando fu sequestrato durante una partita un fucile da sub che la tifoseria portava dietro con sé. Quindi eravamo in una condizione davvero, davvero incredibile. Il 2 febbraio del 2007 effettivamente fu la chiave di volta, ecco, si tentò di dare un senso a quella morte, di dare una ragione ed effettivamente si fece un processo di innovamento, soprattutto di natura normativa, partendo dalla consapevolezza di una condizione drammatica che doveva essere affrontata. E la normativa ebbe degli effetti importanti, si azzerarono gli incidenti. Se voi vedete le stagioni successive, 2008-2009, c'è un azzeramento degli incidenti, dei feriti, degli incontri di calcio. E si andò avanti evidentemente godendo di questi risultati, che però erano gli effetti di una normativa fortemente rigida, fortemente sanzionatoria,
una normativa che partiva da una condizione assolutamente drammatica. Ecco, arrivo in tempi un po' più recenti, nel 2017, nell'agosto del 2017, sapete certamente tutti che c'è stato un protocollo d'intesa tra il Ministro dello Sport e il Ministro dell'Interno, un protocollo d'intesa che è anche lì una chiave di volta, che ha un contenuto che è la speranza di aver raggiunto ormai un livello di gestione del calcio che consente evidentemente una trasformazione nell'approccio e nelle modalità di gestione dell'ordine pubblico. Quel protocollo d'intesa è appunto una speranza, è il passaggio a norme meno sanzionatorie, è il passaggio, il superamento della tessera del tifoso, per ricordare uno degli elementi più importanti. Evidentemente l'obiettivo a cui si vuole arrivare è quello di ritornare alla normalità, e la normalità è quella di riconsegnare il calcio, riconsegnare lo sport a chi ne è proprietario, cioè agli atleti, agli spettatori, ai tifosi, ai dirigenti sportivi, a tutti coloro che praticano il calcio, che praticano lo sport e che è giusto che siano là, e togliere di mezzo la polizia, l'arma dei carabinieri, le forze di polizia in generale, che non c'entrano nulla, a meno che non sappiano giocare al calcio e ci vadano per giocare una partita. Questo è l'obiettivo che si intende raggiungere. E questo è il contesto storico in cui ci collochiamo in questo momento. Però è chiaro che è un passaggio molto delicato che richiede evidentemente responsabilità e soprattutto risposte da parte del mondo del calcio, quindi dei protagonisti del calcio, gli atleti, gli spettatori, i tifosi, i dirigenti sportivi. E noi peraltro abbiamo consapevolezza che non abbiamo raggiunto ancora quel risultato, e quindi riteniamo di dover mantenere la nostra responsabilità, riteniamo di dover mantenere alto il livello di attenzione e di dover ancora di essere ancora in una fase, in una condizione nella quale gli strumenti che ci sono, e sono strumenti importanti, vanno attivati per tutelare ed aiutare questo processo, che però appunto deve giungere a questo risultato finale. E questo è il contesto storico, e questo è il contenuto dell'incontro, perché se così è noi siamo qua per chiedere il vostro contributo, per questa assunzione comune di responsabilità, ovviamente nel rispetto dei ruoli, perché poi se c'è un DASPO da attivare, o una sanzione amministrativa, o una denuncia penale, è chiaro che la competenza e la responsabilità attiene alle forze di polizia. Però per altro verso, molte altre cose e molto contributo può venire da parte vostra. Scendendo dal tempo di oggi, dove siamo arrivati attraverso questa carrellata, e scendendo al contesto territoriale in cui ci troviamo, certo lo scorso anno direi che non è stato una testimonianza della concretizzazione di questa speranza, perché è stata una stagione particolarmente, particolarmente complessa, nella quale si sono registrati episodi di violenza piuttosto frequenti e che hanno richiesto una risposta sanzionatoria anche piuttosto, piuttosto importante, evidentemente di fronte al verificarsi di vicende che evidentemente esprimevano una patologia e che quindi in qualche modo andavano curate, andavano sanzionate con gli strumenti che ci sono, che sono appunto i DASPO. La gravità di questa situazione è che tutto questo avviene nel mondo del calcio giovanile, e questo è veramente grave. E questo è veramente grave perché il mondo giovanile, i giovani sono esattamente il futuro, il domani, e quindi se la base, il germoglio è infetto, è malato,
probabilmente il domani non ci fa nutrire grandi speranze. E quindi per questo motivo per noi è molto importante incontrare chi si occupa del calcio, ma soprattutto chi si occupa di giovani, perché per me, ma credo anche per voi, forse ancora più per voi che siete uomini di sport, che amate lo sport e che vi dedicate più di quanto tempo possa dedicare io allo sport, ahimè, credo che troverete drammatica una notizia di soggetti che non possono essere raspati perché sono al di sotto dei 14 anni, ma che hanno commesso delle condotte che sicuramente otterrebbero come conseguenza, se non fosse per la loro età, un DASPO anche piuttosto importante in termini sanzionatori. E quindi questo, secondo me, provoca grande dolore, ma deve provocare una reazione importante, una reazione da parte di tutti noi, che non può essere solo la reazione del DASPO. Ecco perché abbiamo fatto dei comitati, ci siamo incontrati con i rappresentanti delle federazioni, abbiamo provato insieme a cercare di trovare delle metodologie che ci aiutino a dare dei segnali e a ricondurre tutto verso quella speranza da cui è partito da cui sono partite le mie considerazioni. Quelle piccole regole che ci siamo detti, cioè la sensibilità di porre all'attenzione particolare delle forze di polizia un evento calcistico che di per sé ha degli indicatori di rischio, perché è chiaro che noi non possiamo coprire con i servizi e non dobbiamo coprire con i servizi, perché se noi considerassimo tutti gli eventi sportivi dei problemi di ordine pubblico, allora vorrebbe dire che siamo tornati a ben prima della morte del povero Raciti. Noi non dobbiamo considerare gli eventi sportivi come ordine pubblico, noi vogliamo proprio arrivare a quello che ho appena detto, arrivare ad andare via dagli eventi sportivi. Quindi è chiaro che la nostra presenza ha una ragione di essere nel momento in cui c'è un indicatore di rischio. Ecco, talvolta l'indicatore di rischio lo si può rinvenire per effetto di vicende che possono essere delle pregresse conflittualità o di episodi che sono accaduti nel precedente campionato e che quindi potrebbero ripetersi. E chi pratica i campionati sa bene che quali possono essere gli incontri più a rischio. Di fronte a queste situazioni la segnalazione preventiva è di grande aiuto, perché la segnalazione preventiva ci consente rispetto a quella condizione, che è una condizione appunto eccezionale, che speriamo vada via, di dare un contributo in termini di presenza e quindi di seguire direttamente l'evento o comunque con più attenzione. Questo per ciò che riguarda la prevenzione. Quando dovesse invece accadere qualcosa, ecco, quello che è importante è che il nostro coinvolgimento sia tempestivo, sia immediato, e deve essere immediato, perché questo ci consente intanto di evitare ogni forma di degenerazione, di tutelare tutti coloro che vanno tutelati, e poi ci consente anche di acquisire immediatamente degli elementi di riscontro che ottenerli appunto nell'immediatezza, al momento dell'intervento, in presenza magari degli autori degli episodi di violenza, è evidentemente molto più semplice rispetto a dover inseguire l'evento, tornare indietro, tornare nel passato e quindi acquisire gli elementi di prova. In questo caso costruire l'impianto accusatorio è cosa ben più difficile. E quindi per questo l'indicazione di avere un responsabile della sicurezza che possa fare un po' da punto di riferimento e possa mantenere il contatto con la forza di polizia che è territorialmente presente, quindi se in provincia l'arma dei carabinieri, se nel capoluogo anche la polizia di Stato, appunto a seconda delle zone territoriali di competenza, in modo tale che la forza di polizia possa intervenire tempestivamente e possa tempestivamente ed immediatamente acquisire gli elementi di prova.
Un'ultima cosa è il DASPO, lo mettiamo proprio per ultimo, proprio per mantenere viva quella speranza da cui siamo partiti e quel risultato a cui tutti vogliamo e speriamo di arrivare. Beh, il DASPO è uno strumento che tutti conoscete, una misura di prevenzione di natura personale che si rivolge nei confronti di soggetti che hanno denotato una pericolosità che si è manifestata all'interno e nel contesto di manifestazioni sportive. La possibilità di DASPO riguarda appunto persone che hanno espresso una pericolosità indipendentemente dal ruolo che assumono all'interno della manifestazione sportiva. L'unico condizionamento all'applicazione del DASPO è il fatto che il soggetto tragga come unico provento di sussistenza i benefici dall'attività che svolge. Quindi, per intenderci, probabilmente un giocatore professionista che vive solo di quello, allora a quel punto c'è un problema di limitazione di applicazione del DASPO. Questo lo dico per sgombrare il campo da dubbi e da perplessità. Noi purtroppo talvolta ci troviamo nelle condizioni di dover DASPare gli atleti e di dover DASPare i dirigenti, perché il DASPO va applicato nel momento in cui vengono poste in essere determinate condotte. E oserei dire che è tanto più grave che queste condotte vengano poste in essere da gente che pratica lo sport piuttosto che da semplici spettatori o tifosi, che sono anche un tema di grande attualità quando parliamo di violenza, perché sappiamo tutti bene come talvolta i genitori sanno essere molto peggio dei propri figli e come siano generatori di tensione nei confronti dei ragazzi. Ecco, io con i miei figli faccio questa divagazione, ho sempre detto fate sport, e non li ho mai spinti alla competizione, perché secondo me alla competizione ci si spinge da soli, nel senso che se si ha la qualità si compete, altrimenti non ha senso, altrimenti è un'afflizione per il ragazzo. E talvolta ci sono genitori che questa considerazione non la fanno e che quindi, ahimè, si rendono protagonisti di azioni davvero invereconde. Il DASPO quindi è una misura di tal tipo, è una misura che in vero recentemente, con delle innovazioni anche recentissime dell'agosto 2019, ha avuto un ampliamento in termini di potenzialità di applicazione. Adesso sapete che è arrivato anche a 10 anni nel caso di recidive, e adesso con l'ultima normativa appunto dell'8 agosto del 2019 c'è la possibilità di applicare il DASPO anche nel caso di manifestazioni e di atteggiamenti violenti che addirittura a determinate condizioni che non sto qui a dettagliare, altrimenti diventerei veramente pesante, di atteggiamenti violenti che si manifestano al di fuori del contesto della manifestazione sportiva, soprattutto atteggiamenti che si sono sviluppati in risse, quindi atteggiamenti di violenza fisica. E quindi è uno strumento certamente molto, molto, molto importante, molto efficace quando ci sono le patologie, a cui noi speriamo di ricorrere in verità quest'anno con un po' meno frequenza, anzi speriamo di... la nostra speranza è di passare da 13 DASPO del calcio giovanile a 0 DASPO per quest'anno. Ce lo auguriamo tutti e penso ve lo auguriate anche voi. Grazie per l'attenzione. Chiederei al vice sindaco Rosi se poi anche gli altri colleghi se vogliono intervenire. Io volevo soltanto sottolineare, ringrazio il questore della cosa. In generale, una constatazione che noi facciamo è la scarsa consapevolezza delle conseguenze delle azioni che si mettono in opera. Ecco perché chiediamo la vostra collaborazione, che riuscire a far penetrare questo senso di responsabilità, cioè che a ciò che tu fai sei anche responsabile di quello che fai, poi vale per tutto, cioè vale nello sport come nella vita. Purtroppo non è sempre così, lo vediamo, io lo vedo anche appunto nelle segnalazioni che riceviamo per uso di sostanze stupefacenti, lo vediamo per la guida
in stato di ebbrezza piuttosto che per eccesso di velocità. Poi venga, ma io no, avevo bevuto un bicchiere. Certe sanzioni ci sono, bisogna sapere che esistono e che devono essere applicate secondo quelle che sono. E le persone devono sapere, cioè, che a un'azione corrisponde anche una determinata sanzione o una determinata conseguenza. Grazie, buonasera a tutti, soprattutto chi è arrivato, diciamo, adesso. Noi eravamo qui in assemblea alle 17:30 e mentre parlavano il prefetto e il questore riflettevo sul passaggio da prima ora. Io, qualcuno mi conosce bene anche per i miei pregressi, i miei anni, ho fatto 18 anni tesserato FIGC in varie società sportive e innanzitutto credo che dobbiamo fare una presa di coscienza forte, perché questo avviene solo nel calcio, cioè dobbiamo dircelo in maniera chiara. Io vengo da questo mondo e quindi non sono uno di quelli che vede con un'area un po' anche di superiorità al calcio, perché è da sempre lo sport popolare e chi viene da altre discipline tende un po' a snobbarlo. Il calcio è lo sport, come ho scritto una lettera al vostro mondo qualche settimana fa, qualche mese fa ormai, che sa unire le persone, che sa emozionare, però è lo sport, purtroppo, lo dico veramente con un grande rammarico, perché lo ritengo comunque ancora il mio sport, che ha più di altri dei limiti culturali che deve colmare. E io ringrazio veramente molto, perché il fatto che noi vediamo qui schierate tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine, da un lato ci deve far piacere perché sono persone presenti sul territorio che sentono i problemi, dall'altro ci deve far chiedere se è normale che come comunità noi paghiamo i rappresentanti delle forze dell'ordine per garantirci la sicurezza e in qualche modo gli imponiamo di dedicare del tempo a una questione come questa, perché nel momento che loro sono qui non sono a fare altre cose. Insomma, il tema della sicurezza in città è molto sentito. Se siamo arrivati qui, forse abbiamo sbagliato qualcosa tutti noi, mi sono il primo, perché sono rappresentante in qualche modo del mondo sportivo cittadino. Io vorrei che noi avessimo la forza in qualche modo di fare uno scatto d'orgoglio, di facendo un parlare calcistico, di dare un colpo di reni e cambiare la direzione di questa palla. Ci ha provato qualcuno in questi mesi, io penso al progetto Ti fa bene che è stato presentato qui, però anche lì le cose come bisogna dirsele, perché sennò i problemi non si superano. Erano presenti una dozzina, una quindicina di società, e alla fine in quanti credevano che veramente servisse fare quello? Perché poi, se dopo queste cose che ci diciamo abbiamo l'allenatore esonerato nei giovanissimi, negli allievi, perché non ha portato a casa il risultato, allora non abbiamo capito dov'è la radice del problema. Finché non comprendiamo che i nostri ragazzi non diventeranno dei campioni, e se lo diventeranno non è perché avranno avuto un allenatore che gli ha ripetuto nella testa che deve diventarlo, ma perché nella stragrande maggioranza dei casi o sono da predestinati o hanno loro delle doti di testa prima ancora che di gambe, che, lasciatemelo dire, non sono gli allenatori che voi avete nelle vostre società a far diventare i campioni, ma gli allenatori che avete nella vostra società gli possono permettere di diventare degli uomini. Questo è che secondo me dobbiamo capire tutti. Io sono convinto che se oggi sono diventato vice sindaco di questa città e assessore allo sport, è anche per gli allenatori che ho avuto, che mi hanno insegnato il valore dello sport, che mi hanno educato prima che allenato. Io qualche mese fa ho sollevato questo tema quando, tra virgolette, ho minacciato, anzi senza virgolette, ho minacciato di ritirare i campi. Ho preso delle ragioni balorde, come diceva Parma, da qualcuno di voi, però sono contento che questo tema sia stato sollevato, sono contento che oggi la sala sia piena e non era scontato, sono contento che le forze dell'ordine si siano prese veramente a cuore questo problema. In qualche modo ci sono venuti a dire, neanche tanto tra le righe, che quello che succede in campo non finisce in campo, perché all'interno di quel rettangolo di gioco non si è al di fuori di quello che sono le regole di convivenza civile. Abbiamo un presidente degli arbitri che ha mostrato grandissima disponibilità nell'incontro e confronto con le società. Io vorrei che si avesse anche qui il coraggio di dire alle nostre squadre, ai nostri ragazzi,
se tu sei scarso e giochi in un campionato di scarsi, ti manderanno l'arbitro scarso, ce lo dobbiamo dire questo, perché se io non ero in grado di arrivare a un alto livello e giocavo in terza e seconda, mi chiedo come anche alcuni miei compagni pretendessero che ci mandassero il tagliavento di turno. Evidentemente è uno sport e lo facciamo a livello di divertimento, nessuno, penso quasi nessuno dei presenti abbia altro tipo di ambizioni. Cominciamo a parlare con gli allenatori, con i ragazzi, con i genitori, avendo la forza di fare certi gesti, perché se c'è un ragazzino col genitore che impedisce in qualche modo uno svolgimento tranquillo delle partite, a un certo punto gli si, anche se il ragazzino è bravo, diciamocelo, non solo se è scarso, anche se il ragazzino è bravo, gli si dice che se il genitore non pianta lì, il ragazzino magari quella domenica non gioca, così vediamo se il genitore sta zitto. Però deve partire da voi. Sono convinto, e questo mi rivolgo anche alle forze presenti, forze non presenti, che la stragrande maggioranza delle persone in questa sala sono già convinte, non dobbiamo convincere, altrimenti probabilmente non sarebbero qua. Hanno già la consapevolezza del loro ruolo, lo fanno dedicando energie, a volte soldi di tasca propria per far funzionare le trasportive, tolgono tempo alle famiglie. Lo sforzo che dobbiamo fare insieme è di caricarci questo cambiamento sulle spalle e cercare in qualche modo di trasferirlo a chi vi segue. Voi siete dei punti di riferimento all'interno delle vostre società, gli allenatori, i dirigenti, i genitori in qualche modo si fidano di voi. Facciamo questo sforzo insieme, cerchiamo di far passare questi messaggi. Io spero che da questa serata scaturisca poi qualcosa all'interno delle vostre società. Io ho dato la disponibilità tempo fa per iscritto, lo ridico oggi, io sono disposto a farmi tutte le società sportive una ogni sera e venire a dare questi messaggi, con la speranza che in qualche modo seminiamo qualcosa che germogli, perché è un peccato che lo sport, per me ancora più bello del mondo, qualche deficiente lo possa in qualche modo rovinare. Non permettiamoglielo, perché veramente ne va della vostra fatica, del vostro impegno, del vostro sforzo. I ragazzi che voi allenate, educate, hanno bisogno di un altro ambiente. Grazie, scusate, sono andato un po' lungo. Buonasera a tutti e grazie intanto per l'opportunità di poter parlare. Mi ricollego a quello che ha detto sicuramente il signor prefetto e quello che hanno detto gli altri che hanno parlato prima di me. Innanzitutto, se noi siamo qui questa sera è perché vogliamo dimostrare che ci teniamo allo sport, che ci teniamo a quello che riguarda la società, perché tra le altre cose difendiamo i diritti dei cittadini e tra questi diritti c'è il diritto di poter manifestare, di potersi allenare. Credo principalmente nella sinergia tra le forze di polizia e il fatto che siamo tutti qui seduti dallo stesso tavolo credo che sia il più bel messaggio che vi possa arrivare. Sicuramente in città lavoriamo congiuntamente con la polizia, con la Guardia di Finanza e le altre forze che sono presenti. Come arma dei carabinieri abbiamo l'onere anche di occuparci di quello che succede in provincia, dove non sempre c'è il servizio di ordine pubblico, ma dove sempre c'è una pattuglia dei carabinieri, come veniva ricordato anche prima, anche quando non c'è il servizio fuori, all'interno dello stadio, fuori lo stadio, e soprattutto avere in quelle realtà il punto di contatto con i vari rappresentanti di quelle associazioni, con i vari presidenti, ma soprattutto avere la possibilità di essere avvisati in tempo, spesso fa la differenza, spesso significa cambiare il risultato di quella splendida manifestazione sportiva. Credo che, come diceva bene il vice sindaco, lo sport sia da vivere a tutto tondo e che la vera palestra sia per i ragazzi. Faccio parte di quella fetta della società che è stata fortunata, che ha avuto la possibilità, grazie ai genitori che ho avuto, di avvicinarmi allo sport, qualunque esso sia. E credo che lo sport di per sé abbia una doppia valenza. Innanzitutto insegnare ai ragazzi a stare in squadra. Che cosa significa fare quel passo indietro e concedere all'altro di andare avanti? Che cosa significa essere meno importanti come singoli, ma più importanti come tutto? E questo credo sia un insegnamento che si possa avere solo in queste circostanze. Poi ben venga anche lo sport come singolo, che faccia crescere le ambizioni, che siano sane però. E questo compito lo hanno gli allenatori, lo hanno i genitori che hanno avuto la forza e la possibilità di portare i ragazzi, perché richiede tempo,
non solo soldi, richiede tempo, impegno da parte di tutti. Il fatto che, ripeto, voi siate qua alle 9 di sera dimostra da solo quanto ci teniate a quello che fate. Quindi dicevo, l'importanza della squadra, l'importanza del sindaco, del singolo, perché anche lì il singolo è quello che poi diventerà la persona che andrà allo stadio. Da quando sono qui a Parma ho avuto modo di vedere non solo calcio, ho avuto modo di vedere rugby, baseball, rievocazioni medievali, e vengo per fortuna anche da un ambiente splendido che era la montagna, dove si parlava di sci, hockey sul ghiaccio o ciclismo. Quindi per fortuna non esiste un unico sport e c'è la possibilità di poterli praticare tutti. Qui ne abbiamo, siamo per questo in una sede che li rappresenta un po' tutti. Quindi noi ci siamo, come dicevano coloro che hanno parlato prima di me, abbiamo bisogno di voi, delle vostre segnalazioni in tempo, prima che degenerino. Grazie. In questo senso di squadra ci siamo trovati proprio a riflettere nelle nostre riunioni anche sugli arbitri, no? Perché di solito ci sono gli sportivi, le squadre, e si dimentica chi sono gli arbitri. Anche loro sono dei dilettanti, anche loro sono persone che mettono a disposizione. Senza gli arbitri non si fa la competizione, così come se non c'è un numero adeguato di giocatori non si fa la partita, se non c'è l'arbitro non si comincia neanche. Quindi creare un ambiente che non sia ostile a tutti i protagonisti, quindi che sono gli arbitri, che sono i giocatori, sono anche coloro che poi assumono di volta in volta l'incarico di fare, no, i guardialine piuttosto che altri ruoli, così come prevedono i vari regolamenti. Se non c'è nessuno, se manca qualcuna di queste figure, è la stessa partita che non si riesce a fare. Quindi migliorare il clima, che non si viva con questo senso di ostilità, cioè quando uno si deve sentire, significa consentire a chi vuole praticare lo sport, a chi vuole giocare effettivamente la partita, poterla fare, perché altrimenti il rischio è questo, che non ci siano più persone che vanno a frequentare i corsi per arbitri, perché di andare la domenica a prendersi ancora, voglio dire, da solo, poi mentre gli altri sono una squadra, lui è da solo contro 22, quindi voglio dire, c'è anche questo da considerare, e quindi vanno rispettati in generale, così come ho espresso apprezzamento per quello che fate. Sicuramente c'è grande apprezzamento anche per quello che fanno gli arbitri, che si mettono a disposizione di una comunità più ampia proprio per poterlo praticare. Ecco, io a questo punto lascerei al Presidente. Innanzitutto permettetemi di ringraziare tutte le persone che mi hanno coadiuvato per la manifestazione. Come vi dicevo, grande sensibilità del prefetto, che ha inteso partecipare in prima persona quando avrebbe potuto anche delegare suoi collaboratori, e questo lo ritengo un passaggio fondamentale che è assai qualificante per la serata. A questo punto vorrei che qualcuna delle società presenti facesse qualche domanda ai nostri relatori, al sindaco, carabinieri, prefetto, questore, per capire anche le modalità che loro usano quando arrivano al campo dove si è manifestato qualcosa che non è inerente al gioco, ma che sono espressioni o comportamenti non consoni. Io dico sempre non consoni per non dire altre parole. Nella prima comunicazione che vi avevo mandato per la serata, vedo che le persone che stanno sedute qui al tavolo hanno le mie stesse intenzioni. Spesso andiamo a cercare fuori quello che non c'è. Cosa intendo dire? Intendo dire che è al nostro interno, all'interno dei collaboratori, all'interno della società, che noi dobbiamo trovare le persone positive che ci diano una mano nella conduzione della società. Questo porta inevitabilmente ad isolare le persone che non la pensano in quel modo, e da soli, non trovando sponde su cui appoggiarsi, se ne andranno, usciranno dalla società, e non è una perdita, credetemi, è un acquisto, è un acquisto. Chi di voi ha qualche domanda da porre ai nostri relatori? Tutto chiaro, non credo.
è una serata un po' speciale. Scusa, Romano, stasera si sono spese parole splendide, no? E però sono tutte rivolte in un momento, in un posto di normalità. Il fatto è, e credo di non essere smentito da nessuno, che nei 90 minuti della partita nessuno è normale, perché è considerato, te lo chiedono, l'allenatore lo chiede ai giocatori, la società lo chiede all'allenatore, in quei 90 minuti anche a livello professionistico si vedono dei gesti dell'ombrello da parte di avvocati, ingegneri, lì, perché non hai la lucidità, sei trasportato, sei preso, e per cui certe valutazioni sono un po' più complicate, no? Noi stiamo chiacchierando qua, rilassati, distesi, ma se fossimo sugli spalti, probabilmente a vedere una partita avremmo sicuramente un atteggiamento più diverso, perché devo incitare la mia squadra. Non ultimo, sono i piccoli particolari che fanno la differenza, che poi portano anche a incidenti. Un errore arbitrale, trovi la partita dove l'arbitro magari ritieni che sia stato scorretto nei tuoi confronti, per cui ovviamente c'è una reazione da parte dei tifosi, genitori, e quindi è molto più complesso, credo, questo, perché va... Certo. Ho capito, la storia è un ex giovane promessa del nostro calcio provinciale che ha calcato i campi anche importanti. Però abbiamo i sostituti di forza pubblica che dovrebbero essere educati, secondo me, sotto questo aspetto. Quindi siamo noi che dobbiamo educare. Vediamo un attimino di rispondere a te, Restorio, rispondo io direttamente. Dicevo prima di trovare al nostro interno gli anticorpi, le società, specialmente quelle di provincia, le nostre non sono numericamente sugli spalti tali da non conoscere chi c'è. Sappiamo chi sono gli esagitati, li conosciamo per nome e per cognome. Se a queste persone possiamo mandare di fianco uno che è invece un po' più sereno, un po' più tranquillo nelle valutazioni, perché vedere solo torti, voi mi conoscete, sono nel calcio da sempre, sono nato un calciatore di scarse capacità, sono diventato un arbitro fortunato che è arrivato ai massimi campionati, adesso svolgo questa nuova funzione di coordinatore qui per la provincia di Parma, di delegato per la provincia di Parma, e ti dico che quindi nel mio percorso ho incontrato un po' di tutto. Là ci sono dei professionisti che sanno come comportarsi e ci sono le forze dell'ordine che intervengono immediatamente, perché megafoni, organizzazione della società, intervento, anche se non si vede, che perché spesso sono in borghese quando vanno a prendere qualcuno che è fuori di testa. Qui da noi li conosciamo, basta poco. È un intervento, come vi ho sempre detto, e vi ripeto che lo dobbiamo praticare al nostro interno. Noi non dobbiamo aver paura, non dobbiamo aver paura di tacitare uno che vediamo che sta andando oltre quella che è l'incitamento alla propria squadra. Incitare la propria squadra non vuol dire offendere gli altri, non è la stessa cosa. Non vedo la necessità di mortificare gli avversari. Vi ho scritto anche che dobbiamo comprendere e dar la mano all'avversario. Avevamo instaurato qualche tempo fa, che poi è passato in disuso come spesso capita in Italia, alcune cose. Il terzo tempo, chi lo fa ancora? Nessuno. Forse qualcuno. Bene, mi fa molto piacere. Due società fanno il terzo tempo. Aspettiamo. Non gli avversari, non sono avversari, sono altri calciatori che come noi hanno partecipato a una gara e gli diamo la mano, come loro ce la daranno noi quando ci aspetteranno fuori, che abbiamo quel giorno perso la gara, l'abbiamo persa noi e ci aspettano loro e ci danno la mano, ci vuole poco. L'esasperazione,
il grido dalla panchina che vedo settimanalmente, perché vedo sempre quattro partite in ogni fine settimana, dove l'allenatore spesso, purtroppo, e lo ribadisco, purtroppo, è il primo a incitare in modo inurbano i propri calciatori a comportarsi in determinati modi, credetemi, non è accettabile. Forse qualche errore lo commette anche il direttore di gara, anzi ne commetterà più di uno, se togliamo anche il forse, ma questo non giustifica nulla. Dobbiamo disgiungere quello che è il fatto tecnico da quello che è il fatto comportamentale, sono due cose ben distinte, sbagliare si può sbagliare tutti, lo sapete, io quando calcavo i campi che sono venuto da voi, alla fine chiedevo sempre scusa per gli errori commessi, anche se mi davano la mano tutti, non è questo il problema, però chiedevo scusa per eventuali errori. Ci mettiamo qualcosa noi come organizzazione nel dare indicazioni ai nostri ragazzi che vengono qui in questa sezione a fare gli arbitri, che poi alcuni sono anche ex calciatori, quindi sanno che cosa vuol dire giocare, sanno cosa vuol dire anche dirigere gli altri. Spesso, sapete perché abbiamo una mortalità alta negli arbitri? Perché si accorgono che da giocatore ci si nascondeva, perché in mezzo agli 11 ci si può anche nascondere qualche volta. Quando si indossa una divisa, sia essa da carabinieri, sia essa da poliziotto, non ci si può più nascondere, perché tutti ti guardano e tutti ti indicano e tutti hanno qualcosa da dirti e tutti sanno più di quanto ne sappia tu. Questo, Restori, non è accettabile, perché molta gente poi dice delle sciocchezze regolamentari che non stanno in nessuna parte di questo globo, non oso dire provincia di Parma, no? Nel globo dicono delle sciocchezze regolamentari perché hanno sentito dire, fra le chiacchiere da bar e le chiacchiere che invece dovremmo fare sui terreni di gioco fra persone addette ai lavori, sono due cose ben distinte, da tenere distinte. Scusatemi se sono stato lungo, prolisso in difesa di quello che è anche il comportamento da tenere nei confronti dei giocatori. Andare in campo a tifare per e non contro, questo fa parte di una certa cultura che va per la moda, però torno a ripetere, è lo stato d'animo con cui affronti le cose che è completamente diverso in cui... però hai ragione, hai perfettamente ragione. E per rispondere al vice sindaco, lo sport è anche competizione. Assolutamente. E competizione vuol dire che io nel limite del mio possibile devo cercare di arrivare prima di te, non con mezzi illeciti, no? Punto e lo chiudo perché dopo... No, credo che un po' di sport l'abbiamo fatto, sappiamo, è giusto quello che dice, se non ci fosse quella carica agonistica, però si distingue il gesto o l'errore atletico che può capitare dall'intervento volontario per fare male a qualcuno. Cioè i DASPO che sono stati dati non sono stati dati perché uno ha urlato contro l'altro che era una schiappa o che non andava. Cioè stiamo parlando di atti di violenza che non si sono trasformati, o non lo so se si sono trasformati anche in denunce per lesioni gravi o anche gravissime, perché alcuni hanno avuto anche dei danni piuttosto importanti. Cioè partiamo da questo, che questo possa essere la conseguenza di quello, cioè di un atteggiamento che ti porta poi a considerare anche, va bene anche quello, è diverso che quando tu puoi fare un fallo, succede, ma si riconosce il fallo cattivo dal fallo di gioco, cioè dall'energia che tu hai messo per fare un intervento o quando tu invece intervieni per fare male a qualcuno. Capisco che è difficile anche per l'arbitro poterlo, però deve farlo questo tipo di... E noi stiamo parlando di questo, cioè stiamo fondamentalmente parlando di questo, che nasce da questo atteggiamento più generale che ci può essere. Ecco, perciò dicevo prima, facevo anche riferimento al clima, da dove vengono gli atleti e dove si formano. Se questo accade nelle scuole, se facciamo le lezioni contro il bullismo, se vuol dire che c'è comunque questo clima, non è dello sport, cioè è anche dello sport, perché però abbiamo la fortuna appunto di avere un contesto che ha nel suo perimetro delle regole, delle possibilità di essere più incisivi. E questa è l'alleanza che noi stiamo chiedendo. E il discorso della... che penso che i giovani debbano in qualche modo valorizzare è la parola, l'importanza della parola data. Cioè l'allenatore deve chiedere ai giocatori un impegno che è anche quello di comportarsi in questo modo. E ci deve mettere la faccia. Non soltanto se
sbagli, sbagli a fare un passaggio o il portiere si fa fare un gol. Cioè, questo deve essere come quello. Cioè, il non mantenere dei comportamenti corretti deve essere una questione di onore. Cioè, noi dovremmo ai nostri ragazzi veramente riprendere il tema dell'onore. L'onore è una cosa che ti appartiene. Ecco, noi questo dovremmo riuscire a far capire, che puoi essere un bravo giocatore ma senza onore, perché semmai no, fai dei sotterfugi o fai delle altre cose. Ecco, questo disvalore, voi siete in grado, cioè lo sport, quindi anche voi, ma non solo voi, compresi chi mette a disposizione anche gli impianti, tutti, è quello che vorremmo. Cioè che uno si impegna perché aderisce a determinate cose, quello è il suo impegno, è la parola data che deve mantenere. Io non voglio essere frainteso, per me la competizione è necessaria nello sport. Mentre si parla di competizione mi invento un episodio. Qualche anno fa, ormai sono passati più di 10, però un anno che eravamo primi in classifica, io a fine una partita finita 0-0 ho visto dei compagni ridere subito dentro lo spogliatoio. Io vi assicuro che gli ho pietato un raus, visto che erano i più vecchi di quella squadra, che li ho alzati da terra. Perché nella competizione ci sta che se tu hai perso la partita c'è poco da scherzare, ti chiedi cosa potevi fare di meglio per vincerla. Ma un conto è competere e voler tirare fuori il meglio di sé e della squadra, un conto è riversare, nel caso specifico sull'arbitro, delle responsabilità, perché mi chiedo, ma se ce la prendiamo con l'arbitro quando sbaglia e ci fa una partita, allora poi aggrediamo un compagno se sbaglia un rigore? Evidentemente no, fa sorridere solo il pensiero. E perché se non si può aggredire il compagno allora invece si può aggredire l'arbitro? Perché l'arbitro non è autorizzato a sbagliare ma il compagno sì? Quando dite in questo caso è però in quei momenti c'è l'adrenalina, c'è la competizione, però vi invito un weekend che magari non avete la squadra che gioca, andate a vedere una partita di pallavolo, di pallacanestro, andateci. Perché vi rendete conto che è diverso e quello che è tollerabile all'interno e all'esterno di un campo di calcio non è ritenuto tollerabile all'esterno di un campo di pallavolo, ma non dal regolamento, dalle persone che ci stanno intorno. Io sono andato a vedere il torneo di Carignano quest'estate, un bellissimo torneo, e c'era durante la finale un genitore di un bambino. Quelle squadre erano tra i più piccoli, perché il torneo di Carignano ha diverse annate, parliamo di quelli più piccoli, non ricordo se erano gli esordienti probabilmente, e c'era un genitore che ha urlato tutto il tempo: dai, vai, taglia, passa, scatta, e ce l'aveva con suo figlio, ce l'aveva con i suoi compagni, ce l'aveva con gli avversari, ce l'aveva con l'arbitro, e nessuno ha detto niente. A un certo punto a sto genitore gli è partita una bestemmia e tutti i genitori si sono girati: ma cosa dice? Perché ve lo racconto? Perché è tollerabile insultare, gridare, sbraitare, ma non è tollerabile la bestemmia. E non voglio ovviamente dire che è tollerabile la bestemmia, è il contrario. Qual è la nostra soglia di tolleranza? Cos'è che riteniamo accettabile intorno a un campo da calcio? Perché quello che noi riteniamo accettabile intorno al campo da calcio, vi assicuro che non lo ritengono accettabile intorno a un campo da pallacanestro. E allora, se quando abbiamo il genitore deficiente, magari gli diciamo qualcosa, in tutti, cioè non c'è bisogno, non dobbiamo aver bisogno della responsabilità della sicurezza. Cioè vorrei che gli altri genitori gli dicessero: ascolta, se non sai stare alla partita, ti prendi su, vai a casa, porti tuo figlio e lo vieni a prendere, fine. Voi dovete dire queste cose, cioè questo è il tema. Noi riteniamo nel nostro mondo, perché per me è ancora il mio mondo, accettabile cose che sono accettabili solo nel calcio, e sicuramente la colpa non è vostra, arriva cascata dall'alto, perché negli stadi è accettabile quello che non è accettabile è una partita di pallavolo, di pallacanestro di Serie A. Cioè è molto banale il ragionamento, però cominciamo a educare i nostri, cominciamo a fare la differenza nelle nostre società. E dire l'agonismo ci sta, l'incitazione ci sta, anche la cattiveria agonistica è fisiologica, però cominciamo a dire: guarda, invece prima da gol l'arbitro, magari se tuo figlio faceva gol vincevamo lo stesso, quindi stiamo tranquilli, perché ci sta tutto. Però gli arbitri, uno come si genera abbiamo bisogno, e due sono persone come non si capisce che sono persone come noi. Fate un esercizio,
fate arbitrare le partite durante la settimana ai vostri ragazzi, così magari si rendono conto cosa vuol dire. A turno, una volta a settimana, un ragazzo non fa la partitella e arbitra. Vediamo se si rende conto, perché in televisione stanno mezz'ora a chiedersi se il gol era in fuori di Lukaku, era in fuori gioco o meno, mezz'ora, replay, un'inquadratura, l'altra inquadratura, e secondo noi l'arbitro da solo senza guardaline deve leggere fuori gioco. Cioè non riusciamo veramente a renderci conto che forse un disperato che viene lì, che arbitra da due anni e che non c'è neanche guardaline, fuori gioco, cioè non dovremmo neanche porci il problema che lo azzecchi, se lo prende è casualità, perché non ce la puoi fare da solo. Quindi parlateci, cioè lo sforzo che vi chiedo è parlateci con le vostre allenatori, i vostri ragazzi. Insomma, è l'unico modo per cominciare a far porre delle domande alle persone e quindi magari a cambiare dei comportamenti. Grazie. Altre domande? Altri interventi? Se vuoi Martini dico qualcosa. Certo. Allora, quello che alzapiedi presidente. Alzapiedi di coperte, perché noi riconosciamo. Allora, quello che avete detto voi sono tutte parole molto, molto valide, molto, molto belle. Ma... alza il volume un po', alzapiedi, perché altrimenti non ti sentono in fondo. Scusami. Allora, non sono abituato con il profilo. Allora, io credo che quello che avete detto voi sia fondamentale, ma credo anche che tutte le società che ci sono qua, credo che il suo lo facciano, perché se sono qui, come dicevate voi, credo che siano tutte persone che tengono questa cosa. E è vero che è bello dire dobbiamo fare, questo però corrisponde, l'anno scorso io ho ritirato una squadra a Sant'Ilario, dopo una settimana mi è arrivata la multa, cioè questo lo facciamo noi, lo deve fare anche qualcun altro. Cioè io ritiro una squadra perché un ragazzino si è preso un pugno in testa e dopo una settimana mi arriva la multa. Io siamo andati in campo, ma come noi tante altre squadre, altre società hanno fatto no alla violenza per qualche mese, l'abbiamo fatto, però ringraziamenti da nessun genitore, da nessuna federazione, che sia FGC, che sia CSI, che sia UIS, del comune assolutamente niente. Allora se noi vogliamo che le società facciano e si impegnino di più, un qualche ringraziamento ogni tanto lo devono anche ricevere, non solo multe, non solo chiacchiere e non solo parole, perché tutte le società che sono qui ci fanno un mazzo così, perché io oltre a fare il presidente che ce n'ho fin sopra i capelli, dobbiamo fare cartelloni, dobbiamo parlare con le riunioni e ai genitori non è che gli diciamo andiamo a picchiare la gente, gli diciamo state attenti, è pericoloso, non dovete farlo. La prima cosa che diciamo in una riunione è quella lì. E di conseguenza diventa difficile. I dirigenti, è vero, ce n'è qualcuno che magari è un po' più caldo degli altri, per l'amor di Dio. Però sappiamo, come voi sapete certe cose, noi sappiamo chi sono i nostri dirigenti un po' più. Però prendi per una ricca una volta, due volte. Se lo mando a casa, poi mi manca uno. Questo è un problema. Se mando a casa un bambino perché è violento o perché se è balordo non frega niente a nessuno, se è buono la società più avanti lo prende subito e non gliene frega niente se ha fatto violenza da noi o viceversa, vale anche dagli altri, vale anche da loro, perché noi non siamo delle persone normalissime come tutti gli altri, però dobbiamo avere anche un aiuto, non sempre fare noi, fate voi, perché abbiamo fatto una lezione, come si chiamava, ti fa bene col comune, con la violenza. 15 società, io ho risposto ai messaggi, abbiamo risposto perché io c'ero, abbiamo risposto ai messaggi, però è finita lì, non possono finire lì, perché se io domani mattina mi arrendo alla prima cosa, come facciamo tutti noi, ci arrendiamo, facciamo un'altra riunione il prossimo volta con tante persone belle, brave, buonissime, per l'amor di Dio, ma noi siamo sempre da capo. O facciamo qualcosa veramente, a parte di tutti, delle società e delle autorità, ok, ma non possiamo raccontarci sempre le solite cose, eh? Dobbiamo fare, dobbiamo agire e dobbiamo crederci. Grazie. Mi
credo che l'intervento sia stato molto abbia veramente individuato quali sono le cose, anche nelle riunioni l'avevamo in qualche modo. Occorre che ci siano dei comportamenti conseguenti anche a livello delle federazioni, abbiamo visto alcune cose, no? Ci sono delle incongruità rispetto allo scopo che si vuole raggiungere, rispetto ad alcuni regolamenti che per esempio non prendono in considerazione certi comportamenti al di sotto, no? Tipo le lesioni, queste cose qui. Ma sicuramente io direi il tema che è stato introdotto, quello diciamo di un rating, di introdurre in qualche meccanismo che possa effettivamente premiare e riconoscere chi si impegna su queste cose, io credo che vada fatto, cioè, non soltanto ma perché deve essere, come dicevo prima, deve essere chiaro il valore e il disvalore di certi comportamenti. Quindi io adesso non so, il discorso della sanzione che è stata data per una ragione del genere, probabilmente occorre correggere questa cosa, così come occorre che effettivamente possano esserci anche i giocatori. Prima diceva va via da me e se lo prende un altro. Ecco, secondo me a livello agonistico di cui stiamo parlando, anche i singoli giocatori devono avere un rating, cioè che non è soltanto se quanti gol ha fatto o altre cose, ma anche come si è comportato. E questo deve essere riconosciuto, perché altrimenti non... cioè, ecco, e l'altra parte sono d'accordo, certe cose non possono essere isolate. Io quello che vi chiedo è, vi ho detto, ho scritto questa circolare ai sindaci, aiutateci, noi vogliamo... Non so se potrò partecipare a tutti gli incontri che i sindaci organizzeranno, ma molti sì, perché sappiamo che non è soltanto, è come per gli insegnanti, noi incontriamo gli insegnanti per i temi della scuola e non è un solo noi chiedere a loro e loro chiedere a noi, sappiamo che ci sta un mondo che sta e bisogna dimostrare che siamo compatti, cioè che abbiamo veramente questi valori e quei disvalori. È impegnativo per tutti, perché chiaramente le giornate sono lunghe per tutti, no? Arrivare alle 8:30, però se alle 8:30 è l'orario per incontrare le persone, alle 8:30 verremo, perché siamo convinti che questo è il modo per poter e dobbiamo dimostrarlo, non soltanto facendo gli incontri, è proprio quello, l'incontro con gli atleti, con le famiglie, è proprio questa la ragione, cioè di riuscire a far comprendere che effettivamente deve esserci un clima diverso, perché è quello che avete detto voi, cioè è quello che c'è in giro, è quello che incontri. Dateci delle idee, alcune sono uscite, mettiamole insieme, federazioni, noi troviamo, no, degli strumenti che possano non soltanto essere quelli punitivi, che devono essere, ho dichiarato anche io dopo la riunione, cioè, in questo caso si è stato tollerato dal 2007 ad oggi, ma anche da prima, se vogliamo ricordare Papare, possiamo ricordare tante di queste storie dolorose. Adesso basta, cioè non è che possiamo sempre dire ma sì, è stato un momento, ha fatto così. L'idea di abbassare le reti, di non avere più le reti dietro le curve, fare in modo che ci sia il contatto tra i tifosi e i campi, però il questore e io che dobbiamo autorizzare certe cose le vorremmo anche fare, però poi alla fine interrompiamo le partite, perché semmai vengono lanciate le bottiglie d'acqua in mezzo al campo, altre cose del genere. Se vogliamo veramente migliorare, perché lo sport ci piace, il calcio è il nostro sport, l'abbiamo fatto e ci piace vederlo, ci piace andare allo stadio eccetera, dobbiamo fare questo, voi già lo fate, dobbiamo riuscire a far capire che questo è quello che noi intendiamo per calcio, intendiamo per sport. Posso, Romano? Certo. Ti